Consiglio di Stato ha deciso di prorogare la durata delle concessioni balneari solo fino al 2023, come dicevamo prima, invece che fino al 2033, come aveva previsto il governo nel 2018. E questa è stata la sentenza storica che ha riaperto il dibattito su questo tema e che ha spinto tra l'altro me e Agostino a realizzare questa volata. Questa sentenza, di una portata elevata, è stata realizzata grazie all'intervento di un sindaco, Carlo Salvemini, sindaco di Lecce che è qui collegato e al quale do subito la parola, chiedendogli una primissima cosa. Possiamo quindi dire che i comuni non devono per forza aspettare l'intervento del governo per prendere l'iniziativa? Buonasera a tutte e a tutti, innanzitutto grazie dell'invito e dell'opportunità che mi offrite di tornare su un argomento naturalmente caldo. Sarebbe lungo oggi ricostruire l'intera vicenda e da dove si è partiti. L'iniziativa che ho assunto aveva lo scopo di determinare un quadro di chiarezza rispetto a una vicenda che si era fortemente ingandugliata, che vedeva pronunce inequivocabili della giustizia amministrativa italiana, del diritto unionale messe in discussione in sede di applicazione per effetto di norme dello Stato che sostanzialmente le ignoravano. Questo definiva un quadro regolatorio fortemente incerto che non assicurava sufficienti garanzie né agli amministratori locali chiamati a rilasciare e a esprimersi sulla proroga dei titoli concessori in scadenza, né d'altra parte agli stessi imprenditori balneari, che come tutti coloro che operano sul libero mercato hanno bisogno di certezze, tempi chiari anche per la corretta valutazione delle proprie scelte di investimento. E c'era d'altra parte la necessità su una questione così cruciale di definire una indicazione chiara, politica, culturale su quello che è il significato delle concessioni dei beni demaniali, che inevitabilmente negli ultimi decenni si avevano trasformati in diritti di proprietà. Tra l'altro, nella inconsapevolezza diffusa della cittadinanza, dell'opinione pubblica, messo in giudizio anche dalla classe dirigente, trasformato appunto una situazione particolare in una eccezionalità. Quell'eccezionalità che non viene, come dire, sostanzialmente giustificata in alcuna altra forma di concessione di un bene demaniale dello Stato, veniva invece a essere riconosciuta sul demanio marittimo, sulle concessioni demaniali marittime, soprattutto per uso turistico, ma non solo. E oggi però la sentenza del Consiglio di Stato del 9 novembre ci spinge a doverci misurare tempo nuovo ed è questo il senso del lavoro che attende le forze politiche, il Parlamento e il Governo. Molte delle discussioni, degli interventi che ho ascoltato, naturalmente con il dovuto rispetto, forse non hanno adeguata consapevolezza di quello che oggi si è chiamati a fare. Cioè definire anzitutto un quadro regolatorio che mette a gara le concessioni dei beni demaniali. Pensate, questa è una novità assoluta, definisce un mondo nel quale gli outsider, cioè coloro che guardano, hanno idee, passione, interesse a volersi misurare col tema della gli usi plurimi della spiaggia, perché possono esserci concessioni demaniali a uso balneare turistico, a uso sportivo, a uso culturale, a uso ambientale, possono finalmente proporsi quando saranno messe a gara le concessioni a far data dal 1º gennaio 2024. Quindi si rompe una situazione in cui protagonisti
pluriennali della gestione dei beni demaniali devono mettersi in una condizione di competitività, non c'è nessun esproprio che viene consumato, si stabiliscono regole di accesso trasparente attraverso bandi che dovranno sì tener conto di alcuni, diciamo, non dico diritti acquisiti, ma gestioni passate, così come la stessa sentenza del Consiglio di Stato sostanzialmente indica come possibile percorso. E per rispondere all'intervento appassionato di chi mi ha preceduto, vorrei anche precisare che un'ultima deliberazione, pensate un po', della Corte dei Conti, la magistratura contabile che con una relazione piuttosto lunga del dicembre 2021 interviene sulla gestione derivante dall'entrata dei beni demaniali marittimi, in un passaggio molto, come dire, efficace, cosa ci dice? Che il sistema concessorio che dovrà andare a essere definito deve riconoscere come elementi fondamentali da tutelare, oltre a un adeguato canone di concessione, se ne è parlato precedentemente, c'è la necessità di adeguarli perché sono oggettivamente poco coerenti con il valore complessivo del mercato, devono, come dicevo, tutelare anche la sostenibilità ambientale e quella degli ecosistemi, la modernizzazione delle strutture in un'ottica di economia circolare, la promozione del miglioramento dell'offerta turistica affinché il bene demaniale possa generare sul territorio positivi effetti economico e sociale. Pensate qual è, diciamo, il salto culturale che si dovrà introdurre attraverso il nuovo regime concessorio con meccanismi di gara pubblica, così come viene introdotto e ribadito in una delibera della Corte dei Conti la necessità di affermare la tutela del paesaggio quale tutela visiva del mare, con riferimento appunto alla necessità di liberare tutta la nostra linea di costa di quei manufatti in cemento armato per lo più, che sostanzialmente ostruiscono la bellezza del paesaggio e ne alterano la sua specificità e unicità. Tutto questo oggi è compito del legislatore tradurlo in un provvedimento coerente. E sappiamo che si è impegnati nella scrittura del DL concorrenza, che dovrà tener conto tra la prima stesura e la sentenza del Consiglio di Stato di queste novità, e il punto oggi è sollecitare le forze politiche a assolvere con coraggio, anche con, diciamo, responsabilità e consapevolezza a questo compito. Devo dirvi con un certo dispiacere, una certa anche disappunto, che finora i passi che si sono compiuti mi sembrano assolutamente insufficienti. Devo dirvi che non colgo elementi di forte riconoscibilità tra le voci delle forze politiche, che non sia quella di impegnarsi in una perpetuazione dello status quo, ne conferma il fatto che subito dopo la sentenza del Consiglio di Stato la prima preoccupazione delle forze politiche del governo sia stata quella di convocare a tavolo ufficiale i concessionari demaniali marittimi e non anche le associazioni, diciamo, di rappresentanza degli interessi diffusi, quale alcune delle qui presenti, ma neanche i comuni, l'ACI, che oltre alle regioni hanno responsabilità diretta nella gestione del demanio marittimo. Ad oggi l'ANCI non ha avuto nessuna possibilità, attraverso le sue rappresentanze politiche, di far conoscere il proprio punto di vista. È stata semplicemente destinataria dell'informazione che la coinvolge con una indicazione di tecnico che dovrà partecipare al tavolo insieme al governo. Pensate come, e io lo dico con il rispetto dovuto, non ho nessuna, come dire, pregiudizio nei confronti dei concessionari demaniali. Ritengo che siano operatori economici che, come altri, dovranno misurarsi con le regole del libero mercato, nulla di più, ma un regolatore che deve gestire un sistema sostanzialmente in questi anni bloccato, come dire,
non può immaginare di scrivere regole con coloro i quali dovranno essere sostanzialmente chiamati a misurarsi. Come se vuoi rompere un monopolio, chiami i monopolisti a scrivere insieme le regole. È evidente che, insomma, bisogna seguire un approccio diverso. Ecco, quindi io sono qui ospite di questa agora democratica e quindi vorrei che giungesse chiaro, forte il messaggio e l'impegno del PD più diciamo, credibile, più visibile. Accompagno questa mia richiesta anche a una proposta che ho già espresso in sedi diverse. Noi non possiamo considerare esclusiva preoccupazione del legislatore la riforma dei criteri di rilascio delle concessioni demaniali, perché l'altro grande tema italiano è quello della preservazione del rapporto tra spiaggia pubblica e spiaggia privata. In assenza dello stesso, noi in situazioni, diciamo, note a molti dei protagonisti qui presenti, cambieremmo semplicemente la titolarità della concessione, ma non consentiremo la possibilità di accesso alla spiaggia da parte di migliaia di famiglie che se ne vedono preclusa la possibilità. Perché ci sono interi tratti del litorale italiano dove il 90%, 95% delle spiagge è dato in concessione. Questa è una evidente alterazione del sistema che dovrebbe vedere un rapporto equilibrato tra spiaggia pubblica e spiaggia privata, così come hanno fatto alcune regioni italiane, tra cui la Puglia e la Sardegna. Ma ci vuole una legge nazionale sul demanio marittimo che definisca regole uniformi e comuni a tutti, perché oltre ad avere possibilità per tutti di poter ottenere il rilascio di una concessione, deve essere data a tutti la possibilità di scegliere se andare al mare su una spiaggia pubblica o su una spiaggia privata. Ed è questo, credo, il compito altrettanto importante che si è chiamati ad affrontare. Grazie.